Buongiorno ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Ci avviciniamo al mercato estivo, ormai lo sapete, io sono romanista e sapete anche come mi comporto solitamente nel mercato estivo. Cerco di creare una corazza intorno alla Roma che possa difendere i capitolini. Io l'anno scorso mi sono fatto spalle grosse, ho cominciato a fare gomitate a destra e a sinistra per difendere Monchi, Pallotta e Di Francesco e dare fiducia alla squadra. Staremo a vedere come finirà la stagione, ma comunque abbiamo ottenuto un'ottima semifinale di Champions, quindi non posso che ritenermi più che soddisfatto, al di là del fatto che in Coppa Italia non posso essere felice perché siamo usciti agli ottavi, ma quello probabilmente è l'unico errore di tutta la stagione. Poi staremo a vedere come finirà questo campionato, perché ora che sto registrando non siamo ancora terzi o quarti matematicamente, anzi. Detto questo, ragazzi, siamo usciti dalla Champions ufficialmente, contro il Liverpool abbiamo vinto 4-2, ma non è bastato. E la, ragazzi, il mio appello è questo. Vi metto anche la pagina qui che lo dice anche One Football, ne parla, quindi insomma ve lo metto qui adesso, vi lascio il link in descrizione, scaricatelo qua sotto, applicazione su tutto il mondo del calcio. Se adesso cedete, io ragazzi mi incazzo male. Allora, risulta da dati studiati che tra Market Pool e Botteghino la Roma ha incassato 100 milioni di euro dalla UEFA Champions League, dalle partite di UEFA Champions League. 100 milioni di euro, ai quali vanno aggiunti i 30 milioni di euro per l'incasso, per la cessione, quindi l'incasso dei soldi di Emerson Palmieri a gennaio, ai quali vanno aggiunti i soldi che otterremo per andare a giocarci una competizione europea che fosse, o che sia, c'è un attimo una defiance, un lapsus freudiano. Champions League, 30 milioni, 28, 29, stanno su 4 squadre, quindi un po' di meno. O Europa League, no, ma sono sempre 33, comunque 33 milioni. O Europa League, che saranno comunque una decina, sempre soldi sono. Inoltre abbiamo firmato un nuovo sponsor, ragazzi, ne abbiamo parlato, un nuovo sponsor che ci darà 40 milioni di euro in 3 anni, quindi sono 15 milioni circa di euro all'anno, 14 milioni e mezzo, che andranno a coprire circa il 35% del monte ingaggi, quindi degli stipendi da pagare. Questo che significa, ragazzi? Che adesso la Roma non ha più problemi finanziari, non ha più problemi con il fair play finanziario, non può più avere problemi, ragazzi. Qualcuno se ne è uscito dicendo, ma la Roma deve cedere perché i soldi arrivano dopo. Io non ci credo, tu vai dalla UEFA e dici, senti UEFA, io quest'anno ho guadagnato 200 milioni di euro tra tutte queste cose, a me non mi frega niente, quanto ne devo dare? 50, piatene 80, non rompe i coglioni, ma pure se mi arrivano dopo, io te li do, cioè io sto in pari. Io le cose che ho fatto la scorsa stagione, a regola, vanno sul bilancio dell'anno dopo, funziona così, tu fai calciomercato agosto 2018, va sul bilancio del 2019-2020, quindi visto che io ho fatto dalla stagione da Champions 2018-2019 e la stagione 2017-2018 la stagione della Madonna, tu mi porti il bilancio, giustamente, l'incasso della Champions 2019-2020, poi mi frega niente se a UEFA mi vuole pagare a febbraio dei 2 anni dopo, io comunque quei soldi li ho presi, quindi a me mi frega niente quando mi pagano, falli pagare prima. Monchi ha detto non dobbiamo più vendere per necessità, decideremo noi, e sta cosa a me mi piace. Ovviamente io non so quanto potermi fidare, perché Monchi mi aveva detto guarda che comunque Rudiger non va via, e Rudiger dopo 2 giorni va via. Ovviamente quelle sono tecniche, anzi tecniche pure brutte, diciamo sono più tattiche, sono tattiche del direttore sportivo. Certo è che non è che io non mi posso fidare del direttore mio sportivo, è che ragazzi dovete capire che il calciomercato non è quello che guardate voi alla TV che vi raccontano, il calciomercato è molto altro. Io vi parlo di Alisson, io Alisson non lo cedo. Ora, se il 15 di luglio mi arriva alla porta il Bayern Monaco, mi bussa, apro, mi arriva un tedesco tutto incazzato, vabbè, e mi dice te do 100 milioni di euro se mi dai Alisson. Vado da Alisson e gli dicono te do 15 milioni l'anno per 5 anni. Alisson viene da me e mi dice voglio andare via. Che fai? Tieni Alisson scontento? Cedi Alisson, fai 100 milioni di euro, lui è contento, tutti sono contenti. Qual è però il problema? Che vanno reinvestiti. Cioè ragazzi, a questo è il discorso, tu mi puoi cedere, io non voglio che quest'anno parta nessuno, io lo dico subito, io voglio tenere Alisson, voglio tenere Manolas, voglio tenere Kolarov, voglio tenere Florenzi, voglio tenere Under, voglio tenere Pellegrini, voglio tenere Kevin Strootman, voglio tenere Nainggolan, voglio tenere Dzeko, voglio tenere El Shaarawy, Perotti, chi più ne ha più ne metta, voglio tenerli tutti, nessuno escluso. Solo comprare magari un difensore centrale, perché non sono più a fuoco, un difensore centrale, un centrocampista, magari in esterno stava a posto, tutti a dormire, perfetto, voglio solo comprare. Però
qualora tu volessi vendere qualche pezzo per, non dico necessità, ma per le regole del mercato, perché poi l'offerta arriva, ci sta, 100 milioni per Alisson. Bene, dico 100 milioni per Alisson, tu mi spendi tutti, me ne spendi 60 per un portiere altrettanto bravo e 40 per un esterno della Madonna, o 40 per un portiere altrettanto bravo e 60 per un esterno della Madonna. Non mi fai come hai fatto a gennaio, che mi vendi Palmieri a 35 milioni di euro, 30 quanti erano, e poi mi vai a comprare Jonathan Silva in prestito con diritto di riscatto a 5 milioni che può fare una partita in 6 mesi. È questo, ragazzi, il discorso. Io voglio seguire quanto detto da De Rossi in conferenza stampa post Roma Liverpool. De Rossi ha detto una frase molto importante. De Rossi ha detto: l'anno prossimo, se dovessimo riqualificarci in Champions, voglio vincerla. Ragazzi, il discorso è clamoroso, perché nessuno pensa che la Roma l'anno prossimo possa rifare quanto fatto quest'anno. Però, ragazzi, quest'anno abbiamo dimostrato che è tutto nelle nostre mani. Se tu vuoi provare a vincere la Champions, se tu vuoi vincere la Champions, l'unico obiettivo, l'unica cosa che devi fare, anzi, l'unica cosa che devi fare è crederci. Perché? Perché quest'anno hai asfaltato il Barcellona, hai messo a serio pericolo la qualificazione del Liverpool, hai battuto il Chelsea, gli hai fatto 6 gol tra andata e ritorno, hai tenuto testa all'Atletico Madrid eliminandola ai gironi. Sei andato nel freddo ucraino e al ritorno li hai ribaltati come un pedalino. Quindi io l'anno prossimo voglio rimanere ad alti livelli. Poi ci sta che usciremo ai gironi, ma per me sarà una stagione. Se la Roma l'anno prossimo dovesse uscire agli ottavi, l'anno prossimo sarà una stagione fallimentare. Perché? Ma non perché la Roma è tra, cioè, parliamoci chiaro, la Roma non è tra le 4 migliori al mondo, non è nemmeno forse tra le 15 migliori al mondo, fra le 16 migliori al mondo, non lo è, se andiamo a vedere la rosa, non penso di doverlo dire io, ragazzi. Il discorso però è, tu ormai sei arrivato lì, c'hai, come si dice, l'intelaiatura, c'hai la squadra, ti sei fatto la squadra, ti sei fatto la quadra, l'hai trovata ormai, ma adesso deve essere sempre meglio, e tu il meglio lo puoi fare solamente nel calciomercato. Quindi adesso io, se cedete qualcuno senza comprare qualcuno che possa sostituirlo, mi incazzo. Adesso non esiste più parte Salah e non so chi prendere. Il giorno che parte Salah, ovviamente ormai non parte più Salah perché già l'abbiamo venduto, però il giorno che parte Salah, il giorno dopo tu mi annunci Mahrez, per dire, non mi prendi Schick, che è una punta che non c'entra niente l'ultimo giorno di mercato. Quest'anno tu vuoi vendere Alisson 100 milioni? Bene, aspetta, non ne voglio 100, ne voglio 95, però dammi 5 giorni, 1 milione per giorno, 5 giorni, vado da chiunque. Da chiunque, da chi te pare a te, da chi te pare a te, vado da non lo so, da quello che vi pare a voi, ragazzi. Esagero, dal Milan, Donnarumma, quanto vuoi? 70 milioni? Bene, per dire, la butto lì. Vado dal Real Madrid, quanto vuoi per Navas? 40 milioni? Bene, tu fai così, perfetto. Alisson è nuovo giocatore del Bayern Monaco, Donnarumma è nuovo giocatore della Roma. Esagero, Donnarumma non verrà mai, è un esempio. Però, ragazzi, questo voglio quest'anno, voglio che giochiamo prima, d'anticipo, come fa la Juve da anni. Se vogliamo crescere, questo dobbiamo fare. Dondolarci sugli allori è la cosa peggiore che la Roma adesso potesse fare, possa fare, anzi, scusate, che la Roma possa fare. Lo ribadisco, abbiamo due possibilità: o fare come l'Atletico Madrid, che si è trovato in semifinale dei Champions totalmente a caso e da lì ogni anno se l'è giocata per vincere la Champions, anche se non l'ha mai vinta, o possiamo fare come il Monaco: l'anno prossimo andiamo a giocare la Champions, capitiamo in un girone del merda, arriviamo ultimi, non ci qualifichiamo nemmeno per l'Europa League, fallimento stagionale. Sono due le strade le scegliete voi. Il Monaco ha scelto di fallire, lo ha scelto dal mercato, quando ha comprato tutti i scarti delle altre ha venduto i migliori giocatori. L'Atletico Madrid ha scelto sempre di lottare per un obiettivo comune, che era quello di arrivare fino in fondo negli ultimi 5 anni, e lo ha fatto vedere nel mercato. Partiva un pezzo pregiato, incassavano 100, spendevano 80. Questo voglio fare. Adesso, ragazzi, la Roma la costruite voi. Adesso ci pensa Monchi. Stiamo a vedere. Siamo nelle vostre mani. Io mi fido. Non posso fare altro. Okay. In between.